Poteva essere ben più ricco il bottino della rapina messa a segno a Napoli nella sede centrale del Banco di Napoli in via Toledo. Costretti a una precipitosa fuga dall'arrivo delle guardie giurate in servizio nella banca, i rapinatori hanno lasciato nel cavò 3 sacchi da campeggio pieni d'oro, ben più di quello che sono riusciti a portare via. La banda a quanto pare sarebbe stata composta da 6 persone, in 3 sono entrati nel cavò, 1 ha aspettato i complici fuori mentre i rimanenti 2 badavano agli ostaggi. Il bottino, secondo gli investigatori, di circa 100.000 euro in contanti e di vari oggetti preziosi lasciati alla filiale Pegni del Banco di Napoli. Secondo le testimonianze raccolte da alcuni testimoni, i malviventi sono sbucati dalle fogne nei locali sottostanti la banca con le pistole in pugno. A questo punto hanno chiuso gli operai della ditta di manutenzione in una stanza dicendo loro che se fossero rimasti calmi non sarebbe successo nulla. Poi un paio di malviventi è salito, sempre armato, al piano superiore e ha costretto alcuni impiegati ad aprire gli ingressi con i beige. Uno degli impiegati ha tentato di reagire, ma un rapinatore lo ha colpito con violenza al fianco con il calcio della pistola. Dopo aver avuto accesso ai locali della banca, hanno messo a segno il colpo e poi sono fuggiti attraverso le fogne, facendo perdere le loro tracce.